C'era una volta, indovinate un po', una città chiamata Chi non so, piena di gente simpatica e cordiale, che amava soprattutto la gran festa del Natale. C'era soltanto il Grinch che non l'amava affatto. Anzi, solo a pensarci diventava mezzo matto. Chiuso nella sua grotta sul Monte Briciolaio, pensava che il Natale fosse un grosso, orrendo guaio. Nessuno sa il motivo di quell'odio micidiale. Vi prego di non chiederlo, sarebbe tempo perso. Saranno state le scarpe che gli facevano male, o forse la sua testa era avvitata di traverso. Ma se proprio insistete, vi do la mia opinione. Per me era nel suo cuore la probabile ragione. Un cuore troppo piccolo, almeno di 3 taglie, e il Grinch ci soffocava come in mezzo a 2 tenaglie. O scarpe troppo strette, o cuor sotto misura. Qualunque spiegazione non è chiara né sicura. Sta di fatto che il Grinch, la sera di Natale, s'affacciò alla sua grotta e quasi gli venne male quando vide giù in fondo brillar luci e falò, illuminando a festa l'intera Chi non so. E disse con un ringhio che assomigliava a un raglio: «Laggiù stanno appendendo il vischio e la grifoglio. E appendono le calze, stupidi, non so chi. Domani vi è Natale, praticamente è qui. Non ce la faccio proprio. Questa è l'ultima goccia», disse tamburellando con le dita su una roccia. «Devo trovare il modo perché almeno quest'anno Natale non arrivi o mi verrà un malanno». Ne aveva già visti tanti, pensò, troppi Natali. Tutte quelle mattine che ogni volta erano uguali, coi non so chi bambini che correvano sui regali, strillando a squarciagola, baccano, urla, schiamazzi, un fracasso infernale da diventare pazzi. E poi la festa orribile del pranzo di Natale, col tavolo imbandito in un tripudio trionfale, con tutti non so chi, dai grandi ai piccolini, intenti a rimpinzarsi di piselli e rostacchini, nonché ceci e frittelle, miele, patè e torroni, per chiudere alla grande su enormi panchittoni. Che scena intollerabile da togliergli il respiro, per non parlare di nausea, disgusto e capogiro. Ma non era finita, pensò il Grinch con orrore. Doveva ancor venire il suo incubo peggiore. Quando laggiù squillavano campane a tutto spiano e tutti si stringevano, prendendosi per mano, e cantavano in coro con quelle odiose voci tutti quegli inni orrendi, quelle carole atroci. Oh sì, tutti a cantare, cantare e ancor cantare! E il solo pensiero gli dava il mal di mare. «Insomma», grugnì il Grinch, «qui devo darci un taglio. È più di mezzo secolo che faccio questo sbaglio. Devo trovare un modo, il modo più efficiente, per bloccare il Natale di tutta questa gente». A forza di pensare, ebbe un'idea tremenda. Una splendida idea. Splendidamente orrenda. «Ora so cosa fare. Sono davvero un mago!» Sghignazzando, malefico, prese del filo e un ago e si cucì un vestito rosso e tradizionale. Insomma, il bel costume del buon Babbo Natale. «Manca una cosa sola per essere perfetto!» rise Babbo Grinciale con ghigno soddisfatto. «Voglio solo una renna. Non chiedo una fortuna». Ma le renne erano scarse e non ne trovò nessuna. «Ah sì?» borbottò il perfido, per nulla scoraggiato. «Se non trovo la renna, beh, me ne faccio una», fischiò al suo cane Max, vecchiotto e un po' acciaccato. E con lo spago rosso, legato torno torno, gli piazzò sulla testa un magnifico corno. Poi prese borse e sacchi, più qualche tascapane. Li mise su una slitta traballante assai precaria,
si procurò due corde per attaccarvi il cane e disse: «Via al galoppo! Mi va di prendere aria!» E giù per la montagna la slitta scivolò, tra scossoni e sobbalzi, diretta a chi non so, dove ormai le case erano chiuse e spente, con tutti gli abitanti che sognavano dolcemente. L'aria era fresca e piena di silenziosi fiocchi, e i non so chi dormivano senza un pensiero in testa. «Ah ah!» sghignazzò il Grinch. «Poveri miei pitocchi! Ve lo do io il Natale! Ve la do io la festa!» Fermò la slitta e disse: «Ecco la prima sosta!» S'arrampicò su un tetto, coi sacchi vuoti in pugno, ridacchiando diabolico col suo perfido grugno. Si infilò nel comignolo. Che razza di strettoia! Il Grinch pensò: «Perbacco! Ci rimetto le cuoia!» Ma se Babbo Natale riusciva nell'impresa, pure lui avrebbe fatto quell'impervia discesa. E dopo qualche intoppo, eccolo far capolino, dritto dritto attraverso la cappa del camino. Vide le calze appese, il suo primo bottino. Balzato nella stanza, il Grinch se ne andò in giro, prendendo tutto quello che gli capitava a tiro. Tamburi, biciclette, scacchiere e caramelle, biscotti, lecca lecca, trombe e pattini a rotelle. Riempì 5 o 6 sacchi e con un risolino li spinse a viva forza tutti su per il camino. Poi spalancò la ghiacciaia che c'era lì in cucina e prese tutto quanto. Salsicce e gelatina, piselli, torte, fave, polpette e chibudino, frutta, salami, intingoli e pure il rostacchino. Insomma, a farla breve, quel bieco criminale depredò la famiglia del pranzo di Natale. E anche tutti quei viveri finirono nella cappa. «Perfetto!» disse il Grinch. «La mia ultima tappa sarà la più simbolica. E adesso lo vedrete. Prima di dirvi addio ruberò pure l'abete!» Stava arraffando l'albero quando avvertì un rumore che pareva un tubare di mite tortorella. Per un attimo il Grinch si sentì un colpo al cuore. Poi si voltò di scatto dicendo: «Ah, questa è bella!» E con gran sorpresa si trovò a tu per tu con una bambinetta di nome Cindy Kilou. La bimba si era alzata solo perché aveva sete. Guardò perplessa il Grinch e poi fissò l'abete. Disse: «Babbo Natale, cos'è che fai? Cos'è? Perché porti via l'albero? Mi vuoi dire perché?» Ma il vecchio Grinch, sapete, era un gran furbacchione e si mise d'impegno per salvare la situazione. Stampandosi un sorriso benevolo e gentile, improvvisò alla svelta una bugia sottile. «Vedi la lampadina che da quel ramo pende? Mi pare che si agguasta e proprio non s'accende. Così, per aggiustarla, devo portarla su. La sistemo in un attimo e poi la riporto giù.» La fandonia era grossa, ma Cindy Kilou piccina, e il vecchio bugiardone convinse la bambina. Poi le diede perfino una pacca sulla testa e la mandò a dormire borbottando «Buona festa!». Che cosa fece dopo? Scommetto lo sapete. Tornò lesto al camino e vi infilò l'abete. Come gesto finale, prima di scomparire, sgraffignò pure il ceppo del loro focolare e lasciò la casa con tutti i muri nudi, coi fili vuoti e spogli e i solitari chiodi. E l'unico pezzetto di cibo lì rimasto fu una piccola briciola che addirittura un topo trovò fin troppo misera e inadatta allo scopo. Dopodiché, un'identica manovra lui eseguì per razziare le case di tutti non so chi. Ed altrettanto misero fu quello che lasciò per tutti gli altri topi di stanza a chi non so. Era passata l'alba da un quarto d'ora appena, e i non so chi dormivano pacifici e contenti, quando il Grinch se ne andò con la sua slitta piena, zeppa di pacchi e doni, di fiocchi e di ornamenti, nastri, festoni, addobbi e globi risplendenti.
e su per i dirupi del monte Briciolaio, il Grinch spinse la slitta per 1000 metri e più. L'intenzione era chiara. Voleva buttar giù tutto quanto il suo carico nel grande immondezzaio. Quei non so chi! Rideva compiaciuto. Il loro bel Natale proprio non è venuto! So già punto per punto tutto quel che faranno. Prima diranno: allora, che succede quest'anno? Staranno a bocca aperta per 2 minuti o 3 e poi tutti a frignare e a piangere. Che bel rumore! Aggiunse con un'aria cattiva. Non voglio proprio perdermi la lagna collettiva. Il Grinch tese l'orecchio, pronto a captare suoni di tristezza e di rabbia, sorprese e delusioni. E infatti udì un rumore che saliva nella neve, dapprima basso e fioco, confuso e lieve, lieve, ma poi sempre più forte, sempre più intenso e pieno. Che strano! Quel rumore non era affatto triste, anzi sembrava allegro. Possibile? Si disse. Ma sì, c'era allegria, gioia, felicità! Il Grinch provò a spiegarselo guardando la città, ma subito gli venne da strabuzzare gli occhi. Una scena incredibile, da rimanerci secchi! La sorpresa fu tale che quasi cadde giù. Tutti riuniti insieme, piccoli e spilungoni, vecchi, bambini e giovani, ossuti oppur ciccioni, i non so chi cantavano, senza regali e doni. E tutto il suo lavoro, tutta quella razzia per bloccare il Natale e fermare l'allegria. Ma che? Si disse il Grinch sconcertato e perplesso. Il Natale è venuto! È venuto lo stesso! Coi piedi nella neve, grinciosi e intirizziti, il Grinch restò 3 ore a porsi un sacco di quesiti. Come ha fatto a venire? Senza regali e pacchi, senza addobbi e lustrini, nastri, giochi e balocchi. Aggrottava la fronte cercando una risposta e a forza di aggrottarla gli scoppiava già la testa e poi pensa e ripensa, gira e rigira e prova. Il Grinch pensò a una cosa completamente nuova. Forse, pensò, il Natale non viene dai negozi, dagli empori, dai market o dagli altri servizi. Forse ha un significato più profondo e vitale. Chissà se è proprio questo il vero senso del Natale. E cosa accadde dopo? Dicono a chi non so che il suo piccolo cuore quel giorno si allargò, pensate, di 3 taglie. E in quel momento stesso, quando il Grinch si sentì col cuore meno oppresso, girò svelto la slitta e scese dalla cresta, riportando i regali e il cibo della festa. Spettacolo glorioso, nel sole del mattino! E fu lo stesso Grinch, fu proprio lui in persona, che pensò ad affettare il grande rostacchino. Natale sta arrivando, allegro e festoso, ma il Grinch non è contento, anzi, è proprio furioso. Il suo odio è fin troppo profondo per celarlo. Per cancellare il Natale, non gli resta che rubarlo. Per arrivare in città e trafugare ogni presente,
Devi trovare Max, il tuo fido assistente. Striscia furtivo con un ghigno da squalo. Per ottenere più ricompense, raccogli ogni regalo. Il Grinch ha trovato, con grande emozione, un pezzo di puzzle per la sua collezione. Raccogli tutti i pezzi per sbloccare nuovi talenti e affrontare sfide sempre più avvincenti. Se in città il Grinch vuole arrivare, dal fido Max deve farsi accompagnare. Corri! Salta gli ostacoli! Aggrappati e arrampicati! Ben fatto! I ragni privano il Grinch di ogni energia! Scansali o saltaci sopra con leggiadria. Guardati intorno. Guardati intorno. Quella grossa palla oscillante potrebbe scatenare un parapiglia, riducendo il Grinch in pappa e Max in poltiglia. Max è vicino. Il Grinch lo sente dal rumore che fa scodinzolando a tutte le ore. Porta pesante. Max non è lontano. Segui il sentiero senza deviare. Lo troverai sempre intento a scodinzolare. Dopo aver cercato in ogni scatola e pacchetto, finalmente il Grinch ha trovato Max, il suo cagnetto. Con Max al suo fianco, il Grinch sente crescere il coraggio. Insieme attraverseranno la grotta e proseguiranno il viaggio. Questa porta è chiusa. Inutile oliarla.
Bisogna trovare l'interruttore per sbloccarlo. Per andare avanti e proseguire l'avventura, Max può aprire la porta con disinvoltura. Oltre questa porta c'è un interruttore da schiacciare. Ma il varco è troppo stretto e non riesce a passare. Per il Grinch questa porticina è troppo angusta. Ma il buon Max ci passa! È della misura giusta! Passa dal Grinch a Max e viceversa. Passa dal Grinch a Max e viceversa. Dove prima c'era un ostacolo, ora c'è un passaggio. Il Grinch ha aperto la porta e può continuare il viaggio. Il Grinch può proseguire col suo piano micidiale di rubare per sempre il giorno di Natale. Non fermarti, Grinch. Hai un Natale da rovinare, con regali da rubare e chi cuori da spezzare. Spingi le rocce. Quella roccia può aiutarti a raggiungere l'appiglio. Bel lavoro, caro vecchio Grinch. Questa grotta è piena di posti segreti, nascosti negli anfratti delle sue pareti. Non fermarti al primo piano. C'è uno sfondo da esplorare. Per raccogliere i tesori ti puoi teletrasportare. Ricorda che sei in missione speciale. Torna in primo piano per rubare il Natale. Salta su oggetti come le rocce per arrivare più in alto. Bel lavoro, caro vecchio Grinch. Ha 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 ha!